Cos'è per voi la fase d'età adolescenziale? Per me la fase adolescenziale può essere una fase di passaggio dove si impara dei principi o dei valori che magari ci saranno utili nel futuro, si impara a socializzare, a stare in società. Sì, anche secondo me l'adolescenza è un periodo in cui c'è un momento di vita, so che si vive in un momento diverso. Avete avuto esperienze brutte o belle che vi hanno formato e aiutato successivamente? Sì, io ho avuto molte attività che mi hanno formato durante questi anni, perché io comunque sono in corso dell'adolescenza, sono in fine adolescenza, quindi non posso dire che ho finito di essere adolescente, però molte attività formative sono il percorso che si può imparare attraverso anche stando in una comunità o stando con un gruppo di persone, impari ad essere più sociale, a capire anche ciò che ha bisogno dell'altro, non solo fare ciò che ci pensano. Secondo voi, al giorno d'oggi, il divertimento degli adolescenti è diverso rispetto a quello di 50 anni fa? Certo, sicuramente sarà diverso. 50 anni fa il divertimento era molto più semplice, le persone si incontravano per strada, passavano le loro vite in questo modo. Col passare avanti degli anni le cose sono cambiate, noi abbiamo più libertà e diciamo che il divertimento cambia totalmente. Noi ormai non ci accontentiamo più semplicemente di stare per strada, ma abbiamo bisogno di guardare in discoteca e altre cose, ma questo deriva anche dal fatto che rispetto a quegli anni abbiamo molto più libertà. Secondo voi, oggi è più difficile dichiarare il proprio amore ad altri rispetto al passato? Perché ora ci si può nascondere diciamo dietro uno schermo e possiamo dichiarare i nostri sentimenti senza diciamo provare delle emozioni che si provano quando certe cose bisognava dire. Esattamente. Sono diminuiti i rapporti tra ragazzi e ragazze, è vero, diciamo, noi ragazzi e adolescenti siamo molto più chiari a cellulare, invece di stare fuori dall'aperta, a stare dentro con gli altri amici. Quindi questo diciamo che ha anche peggiorato la nostra situazione di socializzare con le altre persone, della nostra età e di avere rapporti, di stare insieme. Magari c'è un po' l'assenza del cellulare, magari il rapporto sia un rapporto persona a persona, quindi diciamo c'era sì un balanzo da parte di entrambi, ma comunque si affrontava magari. Alla fine se è vero, comunque bisogna dichiararsi persona perché dietro il cellulare comunque non si provano i stessi sentimenti ed è questo che voglio. Che consiglio per esempio dareste a una persona che sta attraversando questa fase, però diciamo, visto dagli altri sembra come un qualcosa di estraneo, un qualcosa di negativo, quando in realtà è sfogandosi con gli altri è la cosa migliore invece di tenersi le cose dentro? Dicevo, io consiglierei alle persone di andare avanti qualsiasi cosa fosse successa e possibilmente di non esternare i propri sentimenti, magari anche violenti, ma di esternare solo le persone intime. Quindi le persone non dovrebbero abbattersi e non dovrebbero mai mollare la speranza, perché alla fine si risolve sempre di tutto, perché spesso aiutate da altre persone, oppure c'è chi impara gli errori e aiuta se stesso, quindi ho già detto, si risolve sempre tutto. Secondo voi perché gli adolescenti cercano di esternare ciò che credono di essere in un modo così esplicito? Pensano che esternare ai loro esseri, il loro modo di essere, il loro modo di essere.
cosa che sia una cosa di negativo, no? Purtroppo oggi determinati modi di essere vengono accettati in quanto vengono etichettati come qualcosa di troppo donna, cioè magari fastidiati. Cos'è per voi la fase d'età adolescenziale? Secondo voi, al giorno d'oggi, il divertimento degli adolescenti è diverso rispetto a quello di 50 anni fa? Sicuramente sarà divertente. Secondo te, che tipo di relazione hanno i ragazzi con le tecnologie? Diciamo la verità, non lo vedo dire, la verità.